vera cittadinanza europea. riuscivano a renderti ancora più bello uno sport che già nel suo insieme è molto affascinante. Il programma radiofonico va in onda su una web radio trasmessa dai locali dell'Accademia Popolare dell'Antimafia e dei Diritti, a sua volta ospitata all'interno di un istituto scolastico romano. La radio, insieme a laboratori, spazio teatrale e biblioteca, è aperta al territorio e si inserisce nel progetto Alta Frequenza, che mira ad avviare iniziative concrete per prevenire la povertà educativa e intervenire su situazioni di disagio ed esclusione sociale. Prevede azioni di contrasto dell'abbandono scolastico, visite e scambi con altre realtà ed è destinata a ragazzi tra gli 11 e i 17 anni, ma coinvolge anche i nuclei familiari e gli educatori. Il grande apporto che Alta Frequenza dà al lavoro che ognuno di noi fa quotidianamente sul territorio è di poter pensare ad un'azione sistemica che diciamo, affronti le problematiche quotidiane non in maniera episodica. Sono tre gli attori che individua come motore dei processi di partecipazione che vuole attivare e sono i centri di aggregazione giovanile, le scuole, i servizi territoriali. Quindi l'obiettivo del progetto ambizioso è rinforzare i legami che esistono, rinforzarli, migliorarli, portarli a sistema, crearne lì dove non ne esistono. Il progetto è uno dei 355 avviati grazie all'impresa sociale Con i Bambini, organizzazione nata per attuare i programmi del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, creato da fondazioni bancarie, governo e forum del terzo settore. Secondo uno studio realizzato da Demopolis, alla base del fenomeno c'è la disattenzione dei genitori. A seguire il disagio sociale, lo svantaggio economico e la conflittualità familiare. Ormai siamo in Italia 1.200.000 minori in povertà assoluta, che è una cifra impressionante. La povertà educativa coincide quasi del tutto con la povertà assoluta e questa è la prima causa. Quindi più aumenta la povertà in assoluto, più aumentano le sacche di povertà educativa. Bisogna anche dire che in Italia, rispetto ad altri paesi, pesa su questo dato un sistema scolastico che per certi versi è in affanno. Dall'indagine Demopolis emerge anche che solo l'11% ritiene la scuola unica istituzione dedicata alla crescita, mentre un 46% pensa sia responsabilità di tutta la comunità. Il primo passo da fare è considerare che si tratta di un fenomeno nel quale la scuola ha responsabilità e competenze, ma non è tutta una questione della scuola. E quindi c'è un allargamento, noi parliamo di comunità educante, è la comunità che deve farsi carico di questo aspetto. Si risolve il problema se c'è una coscienza delle comunità e quindi del paese che si tratta non di un problema settoriale, non di un problema specifico. Quando si interviene contro la povertà educativa non lo si fa per superare una insopportabile diseguaglianza, lo si fa anche perché lì c'è il futuro del paese, è un fatto tecnico, è il futuro del paese perché sono i giovani. Se quel capitale umano non è qualificato, il paese, diciamo, si svilupperà molto peggio. Frequenza scolastica irregolare, stimoli inadeguati, scarse occasioni culturali e di tempo libero, uso eccessivo dei social network possono essere altre cause del fenomeno, ma l'esperienza italiana si pone all'avanguardia in Europa per le soluzioni messe in campo. In Europa ci sono alcune iniziative sostanzialmente di fondazioni private. Un esperimento così forte e così particolare come quello che stiamo attuando in Italia non c'è, il che non significa che non ci sono esperienze specifiche di metodologie, di interventi, di sperimentazioni delle quali noi teniamo il più possibile conto. La novità, di questo esperimento in Italia è che si mette insieme il pubblico con un soggetto privato, quali sono le fondazioni di origine bancaria, e si dà luogo ad un intervento molto forte perché cumulando i 2 trienni di finanziamento delle fondazioni bancarie parliamo di 600 milioni di euro. Quindi è un esperimento, ma non è un piccolo esperimento, è un esperimento che ha l'ambizione di determinare effetti e soprattutto di suggerire politiche alla pubblica amministrazione più avanzate. È presto per dire com'è andata, perché lo sapremo
quando i progetti sono conclusi, però i primi segnali di mobilitazione e di innovazione sul territorio sono abbastanza incoraggianti.